mi pare che le intenzioni dell'amministrazione sono palesi a tutte, a tutti gli agrigentini. Noi non ci siamo fermati un solo giorno per trovare una soluzione, non disdegnando i positivi giudizi che ci vengono forniti le positive soluzioni che ci vengono proposte. Il problema è che qualcuno sta dimenticando che per risolvere una situazione così grave ci vuole un po' di tempo, ma ci vogliono soprattutto le cose fatte con regola e con rispetto delle leggi. Noi siamo qua, non ci siamo fermati un solo istante, attendiamo risposte dalla regione siciliana. Di tutto quello che abbiamo fatto è stato sempre avvisato il signor prefetto, che sa tutto della vicenda. Abbiamo avvisato pure la Procura della Repubblica, abbiamo avvisato pure la Corte dei Conti, abbiamo fatto tutto quello che era necessario nelle nostre intenzioni per poter risolvere non il problema dell'IPIA, ma io lo chiamerei il problema dei docenti, degli alunni della scuola dell'IPIA, perché qua non c'è un problema strutturale che sappiamo tutti e lo conosciamo tutti, qua c'è un problema di educazione, di diritto alla partecipazione sociale delle attività scolastiche e soprattutto del diritto di crescere e di erudirsi culturalmente nella scuola e non nelle strade. Tengo a precisare che noi ad oggi abbiamo dato la disponibilità di 30 locali, di cui 23 aule e 7 locali, anche per la mattina, seppur dislocati tra Brunelleschi, Sciascia, Maiolana e Tortorelle. Per il Tortorella, a dire il vero, ancora l'IPIA non ha preso in consegna l'immobile. Per il resto reiteriamo fortemente la nostra disponibilità affinché per le classi mancanti vengano fatte le lezioni in una scuola del centro. Potrebbe essere Politi, il liceo classico in Bellore. Questa è una disponibilità forte che reiteriamo al fine di alleviare appunto i disagi degli studenti. Poi ci sono altre soluzioni in cantiere, un affitto di un immobile oppure il consorzio. Anche il consorzio ASI lo dà in affitto, non ce lo dà a titolo gratuito, quindi si parla sempre appunto di locazione. Dunque, la soluzione tampone a breve era quella che ho individuato prima. Per quanto riguarda la situazione prospettica è appunto questa: siamo in attesa, ma speriamo di definire entro la settimana appunto l'assenso o il diniego. Siamo in contatto appunto con la dirigente dell'IRSAP affinché ci dia disponibilità della scuola di formazione che insiste alla scuola all'interno della zona ASI. Questa potrebbe essere una struttura idonea per poter recepire l'intera scuola, o quantomeno dare un contributo quasi totale per la soluzione del problema. Naturalmente questa non è una soluzione a breve, perché indubbiamente è un locale inutilizzato, è un locale dove bisogna intervenire comunque facendo delle opere di migliore razionalizzazione degli spazi, e per fare questo la provincia dovrà fare delle procedure di gara, quindi questo comporterà dei tempi. Naturalmente se la regione dovesse dinegare, non dovesse dare il consenso, soluzione che io non auspico e la quale non comprenderei, devo dire, noi continueremo sempre con l'avviso pubblico di ricerca che abbiamo fatto, fermo restando per chiarezza che ogni valutazione sarà certificata dall'UTE circa la congruità delle locazioni. Questo anche per quanto riguarda il consorzio ASI, perché già il consorzio ASI ci ha detto che la locazione dovrà essere accalata dall'ufficio tecnico erariale.